Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone, il vostro amico, il vostro grande streamer che vi porta Indiana Jones 2, l'avventura continua, in formato Lego, gioco dedicato al caro amico Mirko Papella, che finalmente ultimamente rivedo con lo stesso fuoco che ha sempre avuto, e dedicato anche a Alessandrino Arcangeli, che adora tanto Indiana Jones. I Lego invece li adora Gasmizone, quindi unisco questo gioco dedicandolo a Mirko Papella, Gasmizone e il grande Alessandro Arcangeli. Va bene signora, avevamo visto l'altra volta addirittura due versioni di Lego Indiana Jones, la prima trilogia, sia in versione PlayStation 2, giocato in 4 terzi, che giocato in versione PlayStation portatile, quindi giocato a 16 noni, 16 decimi se mi ricordo di preciso, va bene, 16 noni più o meno. E quindi ovviamente oggi mi porto il suo seguito, perché i giochi della Lego, soprattutto i giochi recenti della Lego, hanno avuto tantissimissimo successo e non posso che farveli vedere nella mia voglia di diffondere la cultura videoludica. Iniziamo ovviamente, il gioco ovviamente è tutto quanto pensate un pochettino in italiano, iniziamo una nuova partita. Vedete questo filmato che comunque riprende tantissimo i viaggi di Indiana Jones, con questo effetto molto particolare. Ovviamente voi sapete che i giochi Lego Indiana Jones, dei giochi della Lego con i mitici film, praticamente serie TV, tende a rendere più simpatica la versione praticamente stessa, con delle scenette anche molto molto comiche. Raramente infatti si muore, diciamo che i personaggi vengono ridotti a pezzettini Lego, più che altro al massimo. Vedete ragazzi cosa sta facendo, di tutto e di più. E con questo praticamente personaggio legato a chissà quale film, vedete, vengono buttati fuori tutti i passati cattivi, praticamente. Brutta scena quella dell'alberello, dobbiamo dire la verità, va bene. Non andiamo ovviamente ad addentrarci oltre il tutto e vediamo un pochettino come si libera praticamente di questi suoi ex nemici. Addirittura la ragazza porta gli zainettini di Arnazzo, vuole buttarsi con il gommone, vedete un pochettino, se ne sale con questa barbuncola e la ragazza ovviamente a terra, sta arrivando anche di Arnazzo a terra, ma praticamente nell'acqua, di Arnazzo sfonda tutto e addirittura un libro sacro viene portato con lui. Ragazzi, immediatamente andiamo a capire cosa fare. La prima cosa da fare sicuramente è raccogliere tutti questi oggettini e vedere se all'interno troviamo qualche segreto. Voi sapete, queste monetine non sono altro che i punti, praticamente dei punti che verranno poi dopo spesi per far progredire il gioco insieme a quegli gettoni con cui puoi acquistare oggetti bloccati. Posso acquistare oggetti bloccati, praticamente posso ovviamente anche pigliare a cazzottoni praticamente questi altri oggetti, vedete, e recuperare altri oggettini. Vedete, grafica veramente molto molto bella, molto molto raffinata. Pronti con la frusta, dico io stesso a me stesso, e quindi Indiana Jones si butta praticamente. Guardate che grafica molto molto pulita, sono i PlayStation portatile, veramente è stata una console assurdamente performante, e ancora più bella è stata la PS Vita. Purtroppo non hanno avuto il successo sicuramente che meritavano. PSP sicuramente ha avuto un suo successo, ecco qua, meno successo sicuramente la PS Vita, che era veramente una bomba veramente a livello tecnologico, devo dire la verità. Va bene, me ne vado praticamente a prendere questi altri oggetti e me ne vado anche qui dentro. Perfetto, cosa possiamo trovare? Possiamo trovare questi oggetti, mentre per distruggere gli oggetti premiamo il tasto 0, possiamo usare anche la frusta, vedete un pochettino. Mi sembra però che il gioco sia un po', diciamo, più particolare del secondo episodio, del primo episodio. Vabbè, dobbiamo forse scendere praticamente qui dentro, non lo so. Possiamo quindi attaccarci forse con la
punti. Perfetto, ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua, distruggiamo praticamente questi oggettini, vedete, e immediatamente quindi possiamo andarcene da quest'altra parte qua. Vedete, oh, che brutto salto, addirittura nella rosa, cade a faccia a terra, la napoletana praticamente. Pensate un pochettino, possiamo saltare sopra questi mitici trampolini e vedere ovviamente, ecco qua, guardate un pochettino qui sopra cosa sta succedendo. Andiamo quindi a saltare, salto indiano, un po' più lento, devo dire la verità, e secondo me per lanciare il tuo compagno in aria, perfetto. Dobbiamo prima cosa recuperare questi oggettini. Vediamo se la nostra amica praticamente poi riesce a venire. Ecco qua, vieni cara amica. Ecco qua, vedi un pochettino Indiana Jones. Sì, ecco qua, vieni qui sopra. Perfetto, eccola qua. Praticamente la nostra amica adesso ha preso, diciamo, la possibilità di andare. Perfetto, ricordiamoci che sotto è successo qualcosa, quindi per attivare alcuni interruttori hai bisogno dell'aiuto del tuo compagno. Perfetto, andiamo a cercare di buttare praticamente. Vedete un pochettino il nostro compagno si attacca e attiviamo quindi il nostro bottone, si può dire, come lo chiama lui. Ed eccoci qua ragazzi, come potete vedere, guardate, siamo sulla sommità praticamente di questa struttura e ci troviamo qui col grande Indiana praticamente. Vedete un pochettino cosa sta succedendo. Me ne posso quindi andare, me ne vado a scendere e cado quindi qui dentro. Dove sono caduto praticamente non lo so di preciso, vedete un pochettino, siamo sempre sulla spiaggia e quindi qui sopra troviamo le varie ovviamente borsettiere che ovviamente possiamo distruggere al fine di raccogliere credo qualche cosa, distrugge ovviamente anche questi altri oggetti, una specie di coperchi, dobbiamo dire la verità. E guardate qui sopra addirittura altre piante annientate, altre piante ovviamente eliminate. Quindi ci troviamo quindi a questa parte qua, andiamo a distruggere quest'altro, vedete ragazzi, in modo tale da prendere tutti questi oggettini, che questi gettoni, chiamiamoli gettoni della Lego, che andremo a utilizzare con il nostro per qui il trampolino di lancio. Vedete ragazzi, possiamo buttarci chissà dove ci possiamo buttare. Perfetto, andiamo ovviamente a distruggere quest'altro oggetto. Perfetto, la mitica musica di Indiana Jones accompagna tutto il gioco praticamente, piano piano che ovviamente tendiamo a progredire. Vedete, ce ne andiamo quindi a quest'altra parte qui sopra, chissà che cosa ci sarà. Qui ci sono varie capanne praticamente. Distruggiamo ovviamente le nostre alberature, andiamo praticamente da quest'altra parte qua. Vedete un pochettino cosa sta succedendo, che cos'è questo albero. Andiamo qui sopra ancora e qui forse possiamo, vedete ragazzi, possiamo comprare qualcosa. Possiamo comprare personaggi, questi personaggi sono bloccati. Perfetto, possiamo comprare, creare più avventura, possiamo creare praticamente le nostre avventure. I consigli multigiocatori extra, vedete un pochettino, no, in realtà non possiamo fare ancora niente, forse possiamo avere accesso a delle azioni in futuro. Ci troviamo qui praticamente a dover giocare, forse a cambiare o a salvare. Entriamoci praticamente qui dentro, qui vediamo che c'è un'altra pianta da distruggere. Sì, ci prendiamo quindi anche questi oggetti e ce ne andiamo ragazzi. Vediamo un pochettino dove ci troviamo. Ci troviamo praticamente qui dentro, vedete, andiamo quindi, vedete, abbiamo bloccato il manufatto 0 di 10. Perfetto, andiamo quindi a prendere qualche cosa, vediamo, ok, quindi forse ci servono 10 cappellini per poter proseguire. Perfetto, ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua, entriamo all'interno della tavernella ragazzi. Ecco qua, andiamo avanti e vediamo che cosa ci propone. Ecco qua, vedete che addirittura ci sono questi altri, diciamo, simboletti. Me ne vado praticamente da questa parte qua, vediamo se me ne posso appunto scappare. Credo di sì. Ecco qua, vedete le gambucce di Indiana Jones e addirittura seleziona personaggio, vado a selezionare proprio Indiana Jones e poi posso, vedete ragazzi, quanti personaggi posso andare ovviamente a utilizzare. Ecco qua, guardate che cosa è successo. Jonesy, tirami giù. Jonesy, ti ricompenserò come ti si deve, te lo prometto amico. Jonesy Jones, casomai. Vabbè,
Jonesy, Indiana Jones si chiama Jonesy in questo. Ecco qua ragazzi, vedete, vado a prendere ovviamente questo oggetto, lo vado a posizionare qui sopra e lo vado ovviamente a incastrare. Quindi vediamo un attimo di ricostruire questa cosa, vedete un pochettino. Vieni cara amica, perfetto, ce l'hai fatta, vieni ovviamente qui sopra. Andremo ovviamente a recuperare il nostro, vedete ragazzi, la bottigliella, la mazzatella, la lancia bottiglie praticamente, è diventata la lancia bottiglie qui sopra. Andiamo ovviamente a distruggere quest'altro oggetto, ci vediamo anche questi altri mitici, diciamo che sono i cani di bambù. Ecco qua, quindi prendiamo ovviamente quest'altra cosa, andiamo a recuperare il mitico scricciolello. Ecco qua, ci buttiamo quindi qui sopra e posizioniamo tutto qua. Ora possiamo costruire, quindi abbiamo due cassettine praticamente di mattoncini che possiamo andare a costruire. Ecco qua, vedete, il nostro amico praticamente si trova lì sopra. Cambiamo con il mitico Indy e forse qui per liberare il mitico Ernesto Silvanos dobbiamo fare qualche cosa. Vediamo un pochettino, qui possiamo ovviamente anche lasciarci cadere, vediamo un pochettino questo oggetto, questo motore che si trova qui sopra. Andiamo a distruggere anche tutto questo, ma abbiamo recuperato anche un pezzo mattoncino rosso, questo stereo c'è extra sbloccato, perfetto. Possiamo quindi salire qui sopra, aspettiamo la nostra compagna che ci permette di salire, di farla volare ai piani alti, praticamente ai piani superiori. Sempre se viene, ovviamente sì che viene, perfetto, vado a bloccare praticamente, vedete un pochettino cosa succede, lei immediatamente va qui sopra. Oh, mamma mia ragazzi, che cosa sta succedendo su questo canale, dobbiamo dire la verità, dobbiamo praticamente ricostruire parte dell'aereo. Vedete ragazzi, questa turbina viene quindi riattivata, quindi ci permette quindi di salire qui sopra, salta e aggrappa su queste barre per salire più in alto. Ovviamente però io vado anche a prendermi delle altre cose, come potete vedere, vedete la nostra cara amica che praticamente forse di qua, sì perfetto, ok, perfetto, vado ovviamente ad attivarmi qui sopra. Indiana Jones, devi venire anche tu praticamente con me, perfetto, sali quindi qui sopra. Siamo riusciti, vedete ragazzi, nell'intento di far saltare in aria quest'altro oggetto, quindi possiamo piano piano salire e buttarci qui sopra ragazzi. Vediamo un pochettino se con Indy possiamo, vedete ragazzi, addirittura far cadere la turbina cade, addirittura distrugge la nostra aeromina, quindi vanno due motori tra loro a scontrarsi, un'elica vola e libera il mitico, diciamo, signorotto che volevamo liberare stesso noi, perfetto. Siamo caduti praticamente a faccia a terra alla Fantozzi e il mitico Indiana Jones quindi se ne può andare da questa parte qua. Eccoci qua. Ben fatto Jones, pensavo sarei rimasto lassù per sempre. Ho alcune pagine del tuo diario, sono così potrai rivivere i vecchi tempi alla ricerca. Ascolta, credo che altre pagine siano disseminate. Se esplori l'isola sono sicuro che le troverai. Ti mostrerò alcuni itinerari per la tua avventura, uno verso destra e l'altro verso sinistra. Perfetto, buona caccia, Jonesy. Ecco qua Jonesy, l'amico di Jonesy se ne va. Prendiamo ovviamente il diario, mi serve tasto per aprire il diario che c'era l'atto e il regno del teschio di cristallo. Perfetto, vediamo il nuovo diario, storia, sfide, riconoscimenti, praticamente quindi la storia, vediamo un pochettino nella storia, atto 1, vedete ragazzi, immediatamente, quindi hangar 51, pensate un pochettino, ecco qua la sua storia, e iniziamo forse a giocare, vediamo un pochettino, quindi salviamo eventualmente la nostra bella partita, e iniziamo quindi adesso a istruzioni per girare le pagine di diario, quindi premi il tasto sinistro a destra, vedete ragazzi, quindi istruzioni per girare il diario e iniziare a giocare, premi il tasto X, ok, vediamo ancora qua, ero in Messico con il mio vecchio amico Mac per trovare i reperti Maya per il museo, vediamo altre cose, Mike sostiene di averne localizzate alcune, quindi ci mettiamo in viaggio. Finalmente raggiungiamo il luogo di scavo, devo dire che gli antichi Maya avevano reso questo posto ben visitabile. Mi hanno fatto antichi che Mac trovò, non era proprio ciò che mi sarei aspettato, che ha trovato le teiere. L'ultima cosa che ricordo prima che tutto divenisse buio è analizzare i reperti.
analizza tutti i reperti. Al mio risveglio fui felice di vedere Mac che avrei desiderato non ci fossero tanti fagioli nella dieta messicana. Mamma mia ragazzi, che puzza. Ecco qua, dopo un lungo viaggio nel caldo torrido del deserto, che cosa è successo? Mi fecero scendere dal bagagliaio, mi era giusto, quindi è stato cacciato. Fu solo allora che vidi per la prima volta i miei carcerieri e il loro capo. Andiamo avanti. Mac sembrava aver perso la sua combattività. La sua combattività mia di Mac. Possiamo anche andare a Spalco e Dovchenko, ora fanno parte dei due personaggi, perfetto, quindi abbiamo preso, premi il tasto LR per cambiare il personaggio. In realtà ci piace Indiana Jones e giochiamo con Indiana Jones, ogni personaggio, come ben avete capito, al suo perché, ragazzi. Andiamo ovviamente a ricostruire il veicolo fatto qui sopra, vedete, con premi A, così accanto al veicolo per guidarlo, e quindi dobbiamo capire cosa andare a fare. Vedete ragazzi, vediamo un pochettino, ecco qua, andiamo qui sopra, vediamo, dobbiamo studiarci sicuramente meglio la zona, perché ovviamente è un po' lento come macchinario. Andiamo ovviamente qui sopra a recuperare il tutto, lì sopra forse ci sono delle scalette. Ecco qua, qui sopra invece, da quest'altra parte qui, vedete ragazzi, per parte possiamo veramente, vedete, raggiungere di tutto e di più, però prima facciamo una pulizia all'aria, perché ci sono questi oggetti, questi mattoncini praticamente lego, che possono essere annientati, che possono essere praticamente distrutti. Perfetto. Qui sopra possiamo fare forse qualcosa, ragazzi, possiamo quindi spostare questo altro oggetto qua sopra, vediamo un po', no, possiamo quindi passare praticamente qui sopra, no, non mi va, ok, perfetto, devo usare praticamente il macchinario, forse potrei usare addirittura una gli interruttori bersagli possono essere attivati con le armi da fuoco. Ecco qua, quindi possiamo anche passare agli altri personaggi in modo tale da andarli, vedete ragazzi, a utilizzare. Allora, questo mi serve veramente per passare. Perfetto. E quindi cosa andrò ovviamente a fare? Andrò praticamente a creare una piattaforma, vedete, a creare una piattaforma per, ecco qua, vedete ragazzi, per saltare, semplice. E sono riuscito, mettendo i personaggi con le pale, possono aprire le casse, posizionando sul punto di tirato e premo il tasto cerchio, perfetto, il personaggio con le pale, vedete ragazzi, il personaggio con le pale va ad aprire le casse, quindi apre la cassa, vediamo un pochettino che cosa c'è nella cassa, una bella pistolina, perfetto, Indiana Jones quindi può prendere la pistola, perfetto, vediamo, andiamocene quindi da quest'altra parte qua, ovviamente il personaggio con la pala potrà anche andare a scavare, quindi andiamo a scavare, penso qui sopra, vedete ragazzi, praticamente premuto il tasto cerchio, apriamo quindi il forziere, vediamo un pochettino il forziere con una chiave, praticamente, quindi lo possiamo aprire, che cosa ci dà il forziere? Il cappellino d'oro di Indiana Jones. Perfetto, quindi adesso andremo ovviamente a cambiare, vedi, raccogli 10 meno fatti ogni livello per sbloccare il speciale tesoro lego dell'isola, vedete ragazzi, andiamo ovviamente a sparare.
E ce ne andiamo di qua. Perfetto, ragazzi, immediatamente ci spostiamo. Perfetto, annientiamo quindi anche quest'altro oggetto. E ce ne andiamo, vedete ragazzi, da questa parte qua, da questa parte qua. Vedete cosa accade di qui, vedete di tutto e di più. Perfetto, e me ne vado quindi in quest'altro luogo. Questa cassa non so se la posso usare, credo di no, però possiamo ovviamente andare a costruire qualcosa. Infatti vedete un pochettino, diciamo, non proprio perfetto. Che cosa abbiamo? I personaggi forzuti possono utilizzare i pannelli di potenza. Chi sono i personaggi forzuti? Forse il mitico Indiana Jones? Indiana Jones è forzuto? Non lo so. Non lo so se è un personaggio forzuto, sappiamo solamente che possiamo quindi andare ovviamente a cambiare personaggio. Vediamo un pochettino, forse lui, il colonnello Giovenesco praticamente, perfetto, lui che è un personaggio forzuto. Vedete ragazzi, il personaggio Giovenesco qui sopra, ma a utilizzare, vedete ragazzi, il pannello. Ovviamente tutto è stato fatto anche per evitare che ci fossero troppi personaggi sulla scena. Ed effettivamente vediamo anche, vediamo avanti, 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 chi è? Vediamo anche pochi nemici, forse arriveranno adesso altri nemici, non lo so. Nello specifico, sicuramente il gioco precedente era forse di maggiore azione, ma era forse anche graficamente inferiore. Ecco qua, dobbiamo dire la verità, il personaggio forzuto Giovanesco qui sopra che cerca ovviamente di andare a recuperare. Vedete, guardate questi grandi colpi. Andiamo ovviamente a cercare di costruire quindi qualcosa. Ecco qua la mitica zona per usare la frusta. Avete visto le piattaforme praticamente marroni, servono praticamente per usare la frusta. Il gioco ovviamente è molto molto bello. Chi è questa persona? Forse bisogna utilizzare qualcosa. Buttiamoci quindi qui sopra. Vedete, distruggiamo quindi qualche altra cosa. Vedete un pochettino, ci spostiamo quindi qui sopra. Andiamo a cambiare praticamente con Giovenesco. Forse possiamo usare Irina Spalco.
Perfetto, fatto questo possiamo anche saltare e ovviamente morire. Qua quindi io lì sotto trovo qualcosa. Ho capito, ma dove devo andare? Forse devo andare da qualche altra parte. È l'unica cosa che posso ovviamente notare. Perfetto, quindi salgo qui sopra, guardate qui la versatilità delle situazioni, delle ambientazioni. Quindi me ne vado quindi qui sopra, vediamo un pochettino dove posso arrivare. Ragazzi, attenzione, ovviamente guardate Indiana Jones come se... attenzione, attenzione, non cadere. Attenzione, non cadere. Sali, 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 sali di qua. Sali di qua, sali di là. Ecco qua Indiana Jones che si attacca da quest'altra parte. Guardate qui sopra, perfetto, continua a saltare. Continua a saltare quindi da questa parte qua. Attenzione, guardate la velocità. Dobbiamo ovviamente mettere in equilibrio il caro Indiana Jones, che altrimenti potrebbe anche cadere. Anche da cadere ce ne andiamo da quest'altra parte qua. Perfetto, ancora di qua, vedete, perfetto, fuori dal magazzino, continuiamo. Quindi non abbiamo battuto il record, ma adesso ce ne possiamo ovviamente andare. Indiana Jones si intrufola così, praticamente sale, sale e guardate dove si trova, guardate dove si trova all'interno di questa struttura, addirittura con i soldatini praticamente che qui sopra va a prendere. Affrustare praticamente i nemici, ragazzi, con la tecnica della frusta magica. Indiana Jones, vedete ragazzi, che ovviamente forse meglio come faccio, come dire, ogni faccia cazzotti in testa, ragazzi, guardate qui sopra, ma non è Indiana Jones, è stato distrutto, ragazzi, una serie di avventure nuove di Indiana Jones fatte proprio per voi. Pensate un pochettino, e ne possiamo andare perché questi punti veramente potentissimi vanno a stendere i nostri avversari, ovviamente che vanno più su, mamma mia ragazzi, non possiamo addirittura caricare e buttare via, devo dire che è veramente fantastico tutto questo aspetto qua, guardate qua sopra i medici soldati cinesi, forse ce ne dobbiamo ragazzi scappare, devo dire la verità, guardate come inseguono, pronti a farmi veramente di tutto, ecco qua, mamma mia che colpo veramente. Un pochettino che sta succedendo qui sopra, ragazzi, stiamo cadendo tutti e tre, quindi dobbiamo cadere veramente qui sopra. E dove siamo, ragazzi? Su un Overcraft, vedete un pochettino addirittura con il nostro mitico amico operaio, che ovviamente rimane in questo caso qui. Perfetto, continuiamo a turbolenza 3, 2, 1. E quindi che devo fare, ragazzi? Qui sopra dobbiamo evitare. Perfetto, non è avuto fortuna. Perfetto, esco e ho un sottogioco della slitta a razzo e ruppe in pieno deserto, ragazzi. Saltiamo, abbiamo saltato questa parte, lui l'ha completato. Gioco libero sbloccato, colonnello dopo Cenco, camuffato, questo del magazzino e gettoni totali. Guardate qui quanti gettoni abbiamo preso. Saltiamo questa parte, quanti manufatti abbiamo recuperato. Continuiamo la storia, ritorna all'isola. Continuiamo quindi la storia per vedere che cosa succede. Vedete, ragazzi, là, ricordate che la PSP andava con le memory stick. Leggiamoci la storia. Cominciamo a scalare la parete rocciosa voltandoci verso la base di tanto in tanto. Non potevamo permetterci di nascondere la testa nella sabbia. Vedete la testa staccata. Praticamente questo avrebbe solo lasciato problemi irrisolti per il futuro. E continuiamo per questa strada. Ci troviamo quindi qui dentro. Vedete per prima cosa prendiamo, recepiamo praticamente questo oggetto. Andiamo con la frusta di Indiana Jones, ci attacchiamo e ci buttiamo quindi qui sopra. Ce ne andiamo praticamente ancora una volta qui sopra. Vedete ragazzi, andiamo a cercare di attaccare, di far venire il nostro mitico amico. Ovviamente cerchiamo di far andare la ragazza, in realtà forse è lui. No ragazzi, vediamo un pochettino, andiamo tu qui sopra e vai a costruire qualche cosa. Vedete ragazzi, va a costruire praticamente la scaletta per Indiana Jones. Prende praticamente anche qualche miglioria, qualche gettoncello. E guardate qui ragazzi che percorso lungo, addirittura col cappellone d'oro. Ma il problema sopra ovviamente è quella palla gigante, che ovviamente si trova in una certa posizione. Quindi adesso la prima cosa da fare è buttarci quindi qui sopra. Perfetto, andiamo piano piano a scendere, ecco qua, perfetto. E andiamo quindi di qua, ecco qua ragazzi, guardate qui sopra cosa sta succedendo. Sta arrivando il pallone, praticamente ci buttiamo, per fortuna siamo riusciti a evitarlo, ci buttiamo da quest'altra parte, quindi immediatamente, vedete ragazzi, guardate questa parte qua, in realtà dobbiamo...
praticamente addirittura siamo riusciti, oh mamma, è brutta situazione, in realtà siamo atterrati, mi potresti anche ovviamente far arrivare da questo luogo ovviamente. Oh ragazzi, questo è un bug sicuramente, questo secondo me è un bug, perché non siamo riusciti, ecco qua, siamo riusciti ovviamente a scamparci ragazzi, per fortuna. Oh ragazzi, qui si cade e ci si fa male purtroppo. Indiana Jones e la sua frusta, vedete un pochettino l'altro pezzo della mappa ragazzi, con la sua paletta il nostro amico non ce la fa, quindi dobbiamo attaccarci a questa parte qua, molto triste. Va bene signori, che dirvi di Indiana Jones 2, praticamente Indiana Jones 2, Lego Indiana Jones, sicuramente un ottimo titolo che ci fa capire che il gioco ovviamente possa, in realtà credo che dobbiamo andare da quest'altra parte qua, vedete, io credo che dobbiamo andare da quest'altra parte qua, ecco qua, e poi ovviamente infatti Indiana Jones è rimasto su, vedete ragazzi, mi sono praticamente bloccato. Va bene ragazzi, che dirvi, se riuscite a sbloccarvi fatemelo sapere, intanto ovviamente io vi auguro una buona giornata. Il gioco gli do 6, inferiore secondo me al primo episodio, infatti se ben non erro uscì solamente per alcune piattaforme, la PlayStation 2 addirittura mi sembra che fu scartata. Va bene ragazzi, gioco da 6, inferiore secondo me al primo episodio, vi ringrazio per la visione, vi auguro buona giornata. Ovviamente trovate nel link informazioni tutti i miei contatti e i miei social, dove vi aspetto. Se volete abbonarvi mi fa piacere, potete mettere mi piace, potete lasciare un commento, spero positivo, e potete fare richieste in base agli argomenti che tanto potete vedere nelle varie playlist. Vi auguro buona giornata e ci vediamo tra pochissimo con un'altra live. Ciao a tutti al vostro Giocherellone.